Lei ha visto nascere Friuli Doc e lo ha visto cambiare, non per il meglio secondo la sua personale opinione. Come si è evoluto e come invece secondo lei dovrebbe tornare? Io veramente ho visto nascere Friuli Doc perché ho partecipato alla prima e, ed anche alla seconda edizione e poi ho deciso che eh, la manifestazione stava diventando un'altra cosa da quello che era all'inizio per cui ho deciso di non partecipare più. Eh, Friuli Doc era nata come un, eh, una manifestazione per proporre le eccellenze eh, dell'artigianato artistico eh, ed era dedicata appunto ai maestri e a coloro che avevano qualcosa di originale ed interessante da proporre. Eh, negli anni questa manifestazione è diventata una festa di paese dedicata solo al salame e al vino, quindi questo è tutto quello che non è. Il Doc, quindi dominazione di origine controllata. Eh, non vedo più i maestri eh, che hanno partecipato alle prime edizioni, e soprattutto mi pare che eh, il degrado, diciamo, culturale di questa manifestazione sia sotto gli occhi di tutti. Ma siete la canna del gas, davvero? No, appunto, eh, questo per l'amor del cielo scopriteci. È proprio la, la richiesta di persone che sono a, alla canna del gas. Eh, invece, eh, io ritengo che chi ha delle cose da dire eh, possa avere eh, l'opportunità eh, di proporsi all'esterno senza dover andare a mendicare eh, contributi o quant'altro, eh, o a appunto a cercare in giro per sagre paesane delle opportunità di visibilità. Non è questo il sistema.